Eccoci qui, non so dove, ma oh, sono Nintendo, signora del male. Benvenuti al nuovo capitolo del World Truth di come The Legend of Zelda Skyward Sword. Ok, oh. Basta che mi dici come si fa a rimettere cosa? I gay qua. Quale gay? I gay. Ah. Grazie. Ecco. Bene, allora in questa parte andremo alla ricerca del grande inutilissimo Bardo. Scusate, ho preso gli occhiali. Stupido. Bene, ora noi dovremo recarci in piazza, solo che veniamo infortunati da sto tizio. No, non ci può. Come non detto. Piazza San Giovanni? Vabbè, ci spiega come fare le capriole in pratica mentre facciamo lo scatto. Scuotiamo Nunchuck ed ecco che c'è il suo azzurrotteo. Cos'è un azzurrotteo? È un coleottero. Ed ecco che siamo quasi dal grandissimo Bardo. Perché non c'è? Ah, eccolo. Ed chi è il vaso? Bardo? Sì, Bardo. Come fa a chiamarsi Bardo? Beh, un altro si chiama Ras. Ras? Sì, Ras. Di sicuro è più bello che Bardo. Sì. Vedi che brutta faccia. Veramente. Grande Bardo. Ma ecco, la... questa è la razza. Sembra un nome. Tipo ha la testa a pera. Intendo. Ma quant'è che stai lì? Da 2 anni e mezzo. Ti serve qualcosa? Ah, già il battesimo del volo. Sei venuto qui. Ah, da quello biondo la testa a pera. Al contrario. Guarda che impatature che ti faccio sta faccia di merda. Ha gli occhi che sembrano 2 pietre preziose. Il topolo si è sparito. Ha 2 monetine posso dire. Oh, com'è possibile? Come fai ad avere labbra gialle? Bel taglio. Cosa vuol dire? Forse te fa ironia. Veramente io dicevo sul serio, è veramente un bellissimo taglio, cavolo, te l'ho creato io! Veramente? Certo, sono Nintendo la signora del male! Questo gioco è della Nintendo la signora del male, chi avrà mai creato quel taglio? A Microsoft. Oh, ecco, c'è un trans. Non è trans. Ah, è Zelda. E perché, scusa, Link è vestito in pigiama? Perché se l'era appena alzato, no? E perché comunque non è il pigiama? Non lo potevi chiamare Link? Lui dorme vestito. Perché ho dovuto chiamare Nintendo? Perché io sono Nintendo, la signora del male. Ok. La locomotiva Bardo. Bardo, Bardo. Perché fa così? Boh. Siamo già a 3 minuti e 15, non siamo manco andati da Battirosso. Cavolo, sono Bardo, e quello con la testa pera come si chiama più, cavolo. Non mi ricordo come si chiama quell'altro. Perché tu hai il tuo falcone gigante, proverò a cercare dall'alto. Corri! Avanti! No che muori, no che muori! È morta, finito il gioco ragazzi. Oh, c'è godo! Veramente mi sono liberato di quella pazza che ha cercato di uccidermi. Tu non puoi saperlo, basta che vedrai che ti guardi la parte prima del vuoto. Cos'è? Può correre all'infinito su qua? No. Se entra nei cespugli può correre all'infinito. No, se prende le forze verdi. E se no non potrà mai più correre per tutta la tua vita. Beh no. Ti faccio vedere cosa gli succede. Sviene. Succede questo. Mi chiedo da questa parte. Succede quello? Non succede quello. Cos'è il Soul Canoe? No, è il pollo gigante. Perché ti ha ricaricato tutto questo pollo? Ti faccio vedere. Dai. Ecco. Poverino. Voglio parlare. Bene, ed ecco che
Nintendo sta giusto cercando. Veramente siamo noi che l'abbiamo trovato su qui. Ho saputo che il Solcanubi è scomparso. Solcanubi è un uccello. Ecco, Genti Rossi, perché l'ho chiamato Batti Rossi prima? Vabbè, lui ti dice che prima ha sentito Bardo parlare. Che però Bardo l'ha ucciso. Però sa digli la verità. E soprattutto muori. Poco fa io. Bene, vabbè. La parte è molto discorsiva, quindi salteremo molti punti. La cascata è che? No. Sì, non sappiamo come acquisire la mappa, cavolo, sto facendo watch out! Non me ne frega niente di aprire la mappa, ora voglio semplicemente recuperare la spada. In pratica, voi poi fatevi l'allenamento, però io so già come farlo, quindi... Ecco qua c'è la vostra prima spada delle due. Due? Sì, poi mi otterrete un'altra e questa butterete non si sa bene dove. Ce ne sono due, solo due in tutto il gioco? Sì. Che schifo. Però no, l'altra è l'altra. Bello fare il gioco tipo che tu puoi comprarti delle spade più fighe. Nintendo, bla bla bla. Non puoi portare via le spade da qui. Poi se ne frega. Cioè ti dice non puoi portare via le spade da qui. Ma devi fare pratica con i tronchi, dice. Ce la fanno loro, sentite, eh? Poi. Cavolo, questo è molto. Allora ci sarà pure la pietra shaker a rompere i coglioni. Che è? La pietra del Wotrout. Perché il 90% dei punti in cui ti blocchi non ti fa vedere come andare avanti. È sempre lì sta game? Sì. Ed è solo lì in tutto il gioco. Ma può metterne una da qualche parte un po' più vicino? No, solo lì. Dov'è che sto andando? Che andare alla cascata, quindi si fa prima passare. Ma volevo salvare! Vabbè, a sto punto. Siamo già a metà della seconda parte, Merck, si rende conto. Game. Quanti cuori puoi avere in tutto? Non lo so. Più quanti ne hai? No. Non hai finito il gioco, Raffi. No. E fai World Road. Sì. E se ci blocchiamo? Sono molto più avanti. Gay. Sono già quella che io chiamo un po' la seconda parte. Ah, non è vero, dove sono più le cascate? Non mi ricordo più dove sono le cascate. Buttati di sotto di lì che ci trovo, le trovo. Hai ragione, Merck, sono dopo queste pietre. Allora svieni, mi raccomando. No. Ma svegli tu. Il maestro qua sa saltare. Perché salta automaticamente quando si trova un vuoto davanti. Veramente? No. Non puoi finire in acqua? Non puoi morire finendo in acqua? No, a parte che sa nuotare magari. Veramente? No. Ma che ingegno. Mi si chiama coda di rucola. Coda di rucola, come si chiama? Cosa? Il tuo uccellino. Sono Canubi. Beh, coda di rucola assolutamente. Voglio il potere divino, cavolo, non si può ancora. Anche perché questa non è la spada sacca. Morite, bastardi! C'è un coda di rupo. Non c'è nessun coda di rupo, la mia vita. Fuori come lo chiami? Gelatina. No. Gelatina che non è né elettrica né infuocosa, anche perché non esiste quella infuocosa, se non sbaglio. Ma cosa sta imprecando? No, perché non uccide gelatina? Vuoi prendere l'esperienza e uccidere la gente? No. Non serve niente uccidere la gente? Beh sì, magari ogni tanto ti danno dei soldi. Oppure avere dei cuori. Allora è assolutamente inutile. Allora tu muto un cuoco. Vediamoci, va? Come hai ottenuto un cuoco? C'era scritto cuore, solo che in Stati Uniti non si vedono le scritte.
perché dura da 15 anni, quindi gli schermi nel tempo si sono fatti sempre più piccoli. E dov'è il mio caro Zelda? Zelda, che cavolo vuoi? Ma lasciami in pace, cavolo! Prima mi provi ad uccidere, almeno lasciami perché in pace! Perché hai provato a uccidere? E poi ti faccio vedere la prima parte del voto. Vado? Dove vado? È morta! Sono io! No, dai, scherzo. Chi è che lo chiama? Il Zelda non è travestito. Certo, sicuramente. No, tutti ecco il nostro caro coda di rucola! Si chiama Son Kanubi! Ma noi lo chiamiamo coda di rucola. Perché hai distrutto il barile? Per sbaglio. Coda di rucola! Si chiama Son Kanubi! Adesso cerca di togliergli le corde tagliandogli le ali. Che brutto! Sa volare? No, guarda, non sa volare. Ah, allora mi sta già vicino. Sa volare. Ah. Allora mi sta già più simpatico. Chi? Il suo occhio. Ah. Solo quello destro, quello di sinistro è un bimbo. È zitto! Ma non ha detto niente! Ehi, ma cosa di rucola se ne è volato lì? Sì, è un Son Kanubi, però come nome proprio si chiama coda di rucola, tutto sacco. Come quello di Zelda si chiama fanghiglia sfrenata. Non si chiama fanghiglia sfrenata. E dai, dimmi come si chiama, non lo dici, quindi ognuno vuol dire che ognuno può chiamarlo come vuole. E il nostro si chiama fanghiglia sfrenato. Non si chiama fanghiglia sfrenata. È una fanghiglia sfregiata. Allora si chiama fanghiglia. Bene, qua ora ci sarà il tutorial del voto. Di che colore è? Blu. Sì, allora si chiama corno blu. Perché corno blu? E poi perché il nostro coda di rucola è rosso? Perché la rucola è rossa. È fuoco. Ah, non è coda di rucola. Ce n'è qualcosa? C'è un uccello verde in un gioco? Non penso. No, allora si chiama coda di rucola. Sennò vogliamo chiamarlo coda di fuoco. Che brutto! Veramente. Odio la computer grafica di questo gioco, tranne di quelli che ha fatto il padre di Zelda, quelli sono dei grandi. Io dovrei cliccare giù teoricamente. Giù? Sì, qua, vedi. Perché? No, l'ho cliccato. Non viene da tutto. Prego, io non lo clicco. No dai, scherzo. E poi arrivano gli tutti della squadra di soccorso e io non lo voglio. Bene, ora in piazza. Perché non mi fa attaccare? Perché vuoi attaccare Zelda? Certo, certo, stai tranquillo. No, ma sì, sta bene coda di rucola. Agita su giù, agita, agita! Cos'è che fa? Puoi anche suicidarti? Sì. Attacca Zelda. Cos'era quel coso? Un attacco? Sì. Mentre poi però dopo un po' si rigenera. Ecco, potresti stare sul divano a controllare quando sta per scadere il tempo. Beh, tra 50 secondi scade. Come farà 50 secondi? Sì. È vero. Allora salviamo, progressi. Approfittiamo di questo salvataggio dei progressi, facciamo un rutto, avanti fatelo insieme a me, burp. E ora addio. Alla prossima puntata. Dovresti stoppare. Non si vede, c'è troppo zoom. Ok, ora si vede.